Partita bruttina all'antistadio di Marciano per la semifinale playoff di terza categoria. Di fronte il via larga di Mister Fiorini e gli orvietani del Federico Mosconi, squadra arcigna ben organizzata. I biancorossi, oltre che su un pubblico numeroso come sempre, possono contare anche su una curva calda e rumorosa, cosa non tanto facile da vedere sugli altri campi, anche di serie maggiori. Il primo tempo vola via veloce con pochissime emozioni, complice forse la tensione per il risultato. Il via larga non subisce mai l'avversario, ma crea anche pochissimo. L'unico sussulto lo dà Pelliccia al quarto d'ora quando spara alto su respinta del portiere. I primi 45 minuti se ne vanno così senza scossoni. Il pareggio alla fine sarebbe pericoloso per i ragazzi di Fiorini, ai supplementari la partita diventerebbe un terno all'otto. Al rientro in campo la partita non sembra decollare, ma a dare una marcia in più ai biancorossi almeno ci pensa il tifo della strana curva, che incita la squadra in modo inequivocabile. Il Federico Mosconi ha la grande occasione per passare in vantaggio su punizione. Lo schema truffaldino riesce alla perfezione e la palla sfiora di poco il palo alla destra di Sargentini. Ben altro effetto sortisce lo schema dei locali 6 minuti dopo. Angolo dalla destra di Spaccino, torre di Galletti e destro chirurgico di Zepparelli, che manda in delirio tribuna, curva e squadra. Il vantaggio galvanizza la curva, che sfoggia il suo lato latino per aggraziarsi l'assistente dell'arbitro. Il guardaline non cede all'avance e continua quasi imperterrita. Il via larga legittima il vantaggio con due palle gol ravvicinate. Prima è Papa Fava che sfiora il vantaggio di testa, poi da corner e Falaschi a metterla alta di poco ancora di testa. Il via larga così non riesce a chiuderla e comincia a tremare quando vede il portiere avversario affacciarsi in area. Con la superiorità numerica si fa dura, ma il Federico Mosconi non ne approfitta. Sulla ripartenza l'estremo difensore sfoggia uno scatto da centometrista consumato ed i locali buttano alle ortiche il possibile doppio vantaggio con un fuorigioco. Nell'azione seguente è vitale a buttare via l'occasione per chiudere la partita, ma l'intervento elegante del portiere è d'applausi. Per questo contatto sospetto, Capitan Cintia protesta troppo e rimedia un'espulsione ingenua dalla panchina che lo terrà lontano dalla finale. Anche l'ultima sortita offensiva dell'estremo difensore avversario non dà i frutti sperati e la partita finisce poco dopo tra il delirio del pubblico e la soddisfazione di Mister Fiorini. Mister, una vittoria sofferta per 1-0 e adesso vi aspetta la finale per i playoff. Certo, ma tutte le partite queste sono sofferte, perché se, o dentro o fuori non è facile mantenere sempre la concentrazione, però i ragazzi stanno bene, sono convinti, perciò ce la giochiamo, speriamo bene. Oggi i suoi ragazzi erano un pochino contratti, diciamo. Beh sì, a parte contratti perché la posta in palio, no, è importante, però su questo campo è anche difficile giocare, no, con sto caldo, insomma ci sono delle condizioni, però non abbiamo preso gol da quanto tempo non lo so. Un grande difensore, oggi è stata dura però alla fine ce l'avete fatta. Sì, è stata dura perché è dal primo allenamento ci abbiamo un obiettivo, ci stiamo riuscendo. Questo significa che il gruppo ha lavorato bene, Mario, la nostra guida, ci ha indirizzato bene, è rimasto l'ultimo ostacolo. Poi questo tifo che ci trascina così è bello. Sì, è un tifo che non è facile vedere in terza. Parti. E la vittoria è a loro, è la loro vittoria. Un'espulsione che non ci voleva. Non ci voleva, è stata una cavolata che non ci voleva. Però sono contento per i ragazzi, per tutta la società, i tifosi, tutto quanto. Ringrazio tutti. Raccontaci la ragione dell'espulsione. Non si può dire. Non la dico. Però